La Chiesa scopre il prete martire di Bivongi, Pietro Valenti. Nota lieta giunge in paese con la pubblicazione del libro del vescovo di Catanzaro Squillace, Vincenzo Bertolone, dedicato ai servitori di Dio e del popolo calabro, in cui cita il parroco di Bivongi, Don Pietro Valenti, fucilato dai francesi nel 1810. Finalmente questo martire, dopo più di 200 anni, è ricordato da un'alta personalità della Chiesa, inorgogliendo tutta la comunità bivongese. Così scrive il vescovo Bertolone dopo l'introduzione al libro. Ma in ordine di tempo il primo prete eroico fu Pietro Valenti, martire della fede e del dovere, esattamente l'11 dicembre 1810, nel periodo in cui gli eserciti di Napoleone avevano cacciato dal trono Ferdinando IV di Borbone e nelle terre del sud avevano inviato eserciti per domare la resistenza delle popolazioni locali. Il nostro prete, che era parroco di Bivongi, aveva da pochi giorni battezzato un bimbo, reo, di essere figlio di un brigante. Per questo i francesi che combattevano anche il brigantaggio, dopo un sommario processo a Serra San Bruno, lo condannarono a morte per fucilazione. Ciò accadde, come detto, l'11 dicembre 1810. Il martire aveva appena 35 anni. Sono passati più di 200 anni, si era in pieno periodo francese, 1806-1815, un periodo difficile per la Calabria, povera, sottomessa e attraversata dal fenomeno definito impropriamente brigantaggio. I francesi che avevano spodestato il re di Napoli, Ferdinando IV, furono impegnati perciò a combattere, oltre ai briganti, anche quanti erano rimasti fedeli ai Borbone. Il rifugio ideale dei briganti era la montagna delle Serre, specie quelle che si estende fino alla vallata Stilaro. Bivongi all'epoca era ancora possedimento dell'arcivescovo di Serra San Bruno e i collegamenti tra le due località avvenivano attraverso la strada Via Grande, che iniziava dal convento dei Santissimi Apostoli e si snodava nelle montagne. Il parroco di Bivongi, Pietro Valenti, nel corso di uno dei suoi tanti viaggi per gli affari del suo ministero sacerdotale, fu bloccato da alcuni briganti prima di giungere all'arcivescovo. Motivo di tale azione, il battesimo da impartire al figlio del capo dei briganti, capo Masa, in Prigna, nato da pochi giorni. Don Pietro non si oppose e decise di somministrare il battesimo perché è un suo dovere. Finita la cerimonia, l'irruzione dei soldati francesi del generale Manès, che arrestarono l'Imprigna, sospettato di essere un fedelissimo dei Borbone, dedito alla guerriglia, e il parroco, reo di aver accolto le richieste del brigante. Tradotti a Serra San Bruno, subirono un processo per direttissima. Don Pietro, nel corso di un'interruzione dell'udienza, fu invitato, di nascosto, dalla corte a negare di aver somministrato il battesimo perché gli stessi giudici non intendevano applicare su un sacerdote la legge emanata da Murat che prevedeva la fucilazione. Il parroco rimase fermo sulla sua decisione e sulla sua verità, conscio della fine che l'attendeva. Da grande uomo di fede era fortemente convinto della sua missione e perciò somministrare i sacramenti rientrasse tra i suoi doveri primari. Il tribunale lo condannò a malincuore alla fucilazione che fu eseguita l'11 dicembre 1810. Moriva così all'età di 35 anni il parroco Don Pietro Valente, martire della fede e del dovere, nato a Bivongi il 9 luglio 1775. Infine, un grazie va all'attore e direttore del giornale del Bivongese Ernesto Franco per aver reso nota la storia di questo martire di cui Bivongi aveva perso memoria.